죄송해요. 너무 말려 가지고. No, no. No, dice no, non la cambiare. Perché no? Cambia la veloce. Buonasera, buonasera a tutti, siamo collegati da Belpasso per assistere a questa serata, la prima serata per quanto concerne la spaccata dei carri di Santa Lucia. Buonasera da Orazio Ardizzone, buonasera da MCTV e qui con me non poteva mancare il mio compagno di viaggio Alessandro Giuffrida. Ciao Alessandro. Ciao Orazio, sì, un'avventura bella che noi ci piace raccontare essenzialmente quello che c'è di bello della nostra terra. Stasera, già ad agosto, abbiamo raccontato quella bellezza che sono i carri di Santa Lucia, quei carri barocchi, scenici bellissimi. Stasera apriranno due quartieri essenzialmente, il quartiere Sant'Antonio e il quartiere della Chiesa Matrice. Già nel frattempo abbiamo un po' ci hanno raccontato la storia, alcuni giorni fa abbiamo visto già i video che abbiamo preparato dei vari cinque quartieri. Sì Alessandro, abbiamo preparato appunto lo speciale dei carristi, dei quartieri di Santa Lucia, abbiamo fatto questo importante tuffo per noi che non siamo di Belpasso, ricordiamolo, che però abbiamo visto quelle che sono le belle tradizioni, quella che è la fede, e ti dico che un qualcosa che mi è rimasto impresso è stato il presidente, credo che sia stato il presidente del quartiere Purgatorio, che mi ha detto noi preghiamo Santa Lucia appunto in questa maniera, facendo, elaborando questi magnifici carri, questa magnificenza. Sì, un lavoro immenso, un lavoro che inizia ad agosto, che le maestranze qui a Belpasso fanno nel migliore dei modi. Questo lavoro ovviamente poi è ai Capannoni, dove siamo stati, dove abbiamo fatto le riprese, si diventa veramente una famiglia, si sta insieme, si mangia insieme, si suda insieme per realizzare quello che è lo spettacolo del carro di Santa Lucia. La cosa bella di quest'anno, uno ci ha raccontato che distruggendo il carro dell'anno precedente si dimenticano nel bene e nel male l'anno precedente, e quindi questo è bello per ricominciare sempre da capo. Eh sì Alessandro, c'è freddo, c'è tanto freddo, ma noi abbiamo qui il primo ospite, anche perché poi deve scappare, dato che la prima spaccata, il primo carro che si spaccherà sarà quello del quartiere Sant'Antonio, e quindi abbiamo qui un esponente, un importante esponente del quartiere Sant'Antonio. Alessandro, prego. Sì, Giuseppe La Rosa, esponente del quartiere Sant'Antonio e anche vicepresidente della Fondazione Carri Santa Lucia. Raccontaci qual è la tematica del quartiere che vedremo tra poco. Innanzitutto una buona serata a tutti e benvenuti in questa serata dei carri, serata fredda, è tornato il freddo dopo tanti anni, dicevamo fra di noi era un bel po' di anni che mancava il freddo durante la serata dei carri e quest'anno puntualmente è ritornato. Di cosa parleremo? Lo dicevamo già nell'intervista all'interno del nostro capannone. Il nostro è un proseguimento di quanto detto l'anno scorso. Ci eravamo lasciati con il deserto lavico del 1669 e da lì sarà il nostro punto d'inizio, la nostra rinascita, perché di rinascita si parlerà nel nostro carro. Come potrete vedere tra poco, il primo pannello del carro simboleggia la ginestra. Sappiamo bene che la ginestra è il primo vegetale che riesce ad attecchire, o meglio, riesce a spaccare il duro basalto, e da questo si svilupperà il nostro discorso, passando e facendo un parallelismo fra Santa Lucia, la rinascita di Santa Lucia, la rinascita del Cristo risorto, fino ad arrivare all'apoteosi a 15 metri, dove la nostra Santa Lucia è già pronta a innalzarsi. E sentivo prima Orazio che si era meravigliato del fatto che
la nostra preghiera è una preghiera particolare. E durante la spaccata dei carri preghiamo tanto, e quello che cerchiamo di rappresentare è appunto la nostra preghiera intima verso la Santa Patrona. Che poi anche Padre Lanzafame li ha chiamati carri devozionali. Sì, sono macchine sceniche barocche. L'anno scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare diversi esperti di scenotecnica che sono rimasti stupefatti e dicendo: ma come mai non tutto il mondo non conosce quanto fate? Perché i veri esperti capiscono il lavoro che c'è dietro e capiscono che tutto questo che viene realizzato, mi piace ricordarlo, senza diciamo così un euro che rimane in tasca, come si suol dire, è davvero qualcosa di eccezionale. Capire e cercare di spiegare che tutto si fa per fede è un qualcosa che chi non fa il carro, con il rispetto di tutti, davvero riesce a capire, ma solo in parte. E cerchiamo di esprimere attraverso le nostre scene quanto sentiamo nel nostro cuore, quanto i nostri sacrifici portano a questa serata. E poi un ricordo legato alla festa di Santa Lucia, legato a questa spaccata dei carri, magari da bambino, quando hai cominciato? Io ho cominciato in tenera età, ma un ricordo particolare, lo dicevo anche quando eravamo all'interno del capannone, il lontano 1988. Io ero piccolino e facevo a mia volta parte del carro stesso, ero un personaggio sopra il carro. E da lì forse è stato lo spunto che ha dato inizio alla mia passione, passare dall'altra parte della sponda e cercare di organizzare. Poi da 10 anni a questa parte, in questa splendida, e sottolineo splendida, avventura che è la Fondazione dei Carri di Santa Lucia, 5 quartieri, decine e decine di persone che decidono di mettersi assieme in un tempo in cui il mondo ci chiama alla divisione. Siamo riusciti a dare un segnale alla nostra città, ma non solo alla nostra città. Sappiamo benissimo che in piazza abbiamo anche diversi esponenti di amici provenienti da Petara piuttosto che da Siracusa e da tutti i paesi vicini, che esprimono la soddisfazione di venire qua e trovare una grande famiglia che qual è la Fondazione dei Carri di Santa Lucia. E poi stiamo battendo i denti da freddo, ma c'è tanto freddo, è normale, no? Per questo periodo, dico, per voi è normale. È normale, ma ti assicuro che non c'è tanto freddo. Poco fa ricordavamo... Ci sei abituato allora? Sì, poco fa ricordavamo che circa un ventennio fa, mentre aprivamo il carro di Sant'Antonio, fioccava. E quindi è un po' una caratteristica intrinseca della serata dei carri. Allora si faceva in un'unica serata, la serata del 12, adesso siamo spalmati in 2 serate, ma il freddo è una caratteristica che un po' rende il tutto ancora più speciale. Raccontaci oggi invece del trasporto del carro, che oggi in modo trionfale siete entrati qua in piazza. Raccontaci di questa emozione durante il trasporto del vostro carro, un modo del quartiere che entra in piazza. Sì, il quartiere entra in piazza, è un po' differente come avveniva in passato. In passato, il giorno 12, il giorno della vigilia, il quartiere faceva il suo ingresso trionfale, giovane cantante insieme al quartiere che costruiva il carro. Adesso si fa in momenti separati, ma quando si esce dal capannone e ci si avvia verso la piazza, tutto il quartiere si affaccia e ci incoraggia: dai ragazzi, forza ragazzi, ci vediamo stasera. Ed è vero, un momento che tocca nell'animo, che ripaga ancora una volta il nostro sacrificio. Quando si arriva in piazza è una gioia poter far vedere quanto il quartiere ha fatto e poter dire: noi ci siamo ancora una volta, ancora siamo qua, e sempre e comunque in devozione a Santa Lucia. E poi ci sono tanti belpassesi, giusto? Tanti belpassesi sparsi non solo per l'Italia ma anche all'estero. Noi abbiamo ricevuto qualche chiamata, qualche messaggio appena abbiamo dato la notizia che trasmettevamo in diretta all'11 e il 12 la spaccata dei carri, quindi siete in tanti ovunque. Ormai in un mondo di media le persone, i nostri cari concittadini che ci seguono dall'estero aspettano con ansia che noi da qui possiamo fare qualche iniziativa che li possa coinvolgere. E quando ciò avviene, abbiamo avuto anche noi in passato delle telefonate con pianti, perché non dirlo, con pianti di commozioni, ricordo di quando ero piccolo e venivo a vedere i carri di Santa Lucia. Ci avviamo verso un fatidico compleanno che è il centenario ufficiale, delle prime notizie ufficiali di quando si facevano i carri, e lungo 100 anni in queste serate ricordiamo tutti coloro che hanno partecipato ai carri, coloro che ormai non ci sono più, che sono scomparsi da poco, i preti, i nostri sacerdoti che ci hanno accompagnato durante questo percorso, non ultimi, Padre Grasso e
monsignor mio, davvero due grossissimi esponenti del clero belpassese, e quindi stasera è un po' il sunto di una storia che si fa realtà ancora una volta, una storia che si rinnova, una tradizione che si rinnova, ma non è finita, è soltanto l'inizio di questi giorni di festa. Forse adesso devi scappare. E questa, sì, la bersagliera. Questa qui è una... La marcia dei bersaglieri, sono orgoglioso nel dire che quando entrava il quartiere Sant'Antonio, Don Micio Cannizzaro, uno degli storici del quartiere Sant'Antonio, quell'anno sperimentò, dice: cosa possiamo fare la serata dei carri? Adesso chiamiamo i bersaglieri, li facciamo entrare man mano che corrono e man mano che si suona la loro bella e gioiosa melodia. E da allora la serata dei cantanti si apre appunto con la marcia del bersagliere, e quindi questo che avete sentito è un po' l'inizio ufficiale. Va bene, grazie. Ci siamo, grazie, lo lasciamo andare, grazie, perché ancora. Il suo quartiere lo aspetta. Sì, i guanti sono pronti, tutto è pronto, andiamo. Grande, buon lavoro. Grazie. 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 Signore e signori, benvenuti alla prima delle due serate dei giovani cantanti. Con il proprio del Comune di San Paolo, della Comunità Regionale dei Beni Culturali e dell'Università Siciliana, l'Università della Provincia dell'Assemblea Regionale Siciliana, iniziamo subito con la spaccata del quartiere Sant'Antonio, che darà così avvio alla tanto attesa vigilia della festa di quest'anno. E dove voglio ricordare e salutare il Comunità Caetani, cittadino di Belpasso. Sono con noi. Allora, Alessandro, sindaco, una battuta su questa sera. Siamo al freddo, ma Belpasso è tutta qui stasera. Sì, se non ci sono queste temperature non è Santa Lucia, quindi è la temperatura classica della nostra festa. Stasera è la prima sera dei carri, siamo all'11 e iniziamo questi giorni di festa, per noi orgoglio e vanto della nostra terra di Belpasso, come diciamo sempre. Qual è la sua emozione da primo cittadino stasera? L'emozione è grandissima, perché è chiaro che l'ho sempre vissuta questa festa, prima da carrista, poi da cittadino, ora da sindaco, e quindi ma è sempre la stessa emozione. Diciamo da devoto. Da devoto. Insomma, è una festa radicata nel cuore di tutti i belpassesi, quindi qualsiasi ruolo tu hai nella società lo vivi sempre con grande cuore e grande devozione. Quest'anno è un anno particolare, a chiudere l'anno dei 350, l'evoluzione del 1669, una festa molto particolare che è stata curata nei minimi dettagli. Sì, è stato un anno ricco di eventi, dove anche i carri dell'anno scorso hanno fatto da cornice proprio a quello che è stata la celebrazione del 350. Abbiamo avuto conferenze, abbiamo avuto simposi di scultura, abbiamo avuto tantissime cose quest'anno, e adesso andiamo a chiudere questo bellissimo anno di festeggiamenti. Grazie sindaco. E poi Tony Di Mauro, allora, le emozioni per questa festa che rivivi, perché sappiamo che questa è la festa dell'Unione da settembre, appena tu ci hai raccontato questo, che da settembre siete tutti lì ai capannoni a creare queste splendide magnificenze che sono i carri di Santa Lucia. Io non faccio parte dei giovani cantanti, lo premetto, perché so che sacrifici fanno. Io premetto proprio che non sono tra, diciamo, i fautori di questa bellissima macchina scenica. È vero, cinque quartieri storici della città, si riuniscono per 2 o 3 mesi per fare queste bellissime, meravigliose macchine teatrali, perché non sono altro che macchine teatrali, infatti si ricollegano spesso alle macchine di Leonardo da Vinci, ma è bello perché fanno comunione, è bello perché
perché tutti insieme la sera si rincontrano per progettare, per creare, per dare quell'atmosfera della vera devozione a Santa Lucia, perché quella devozione è pulita, perché non hanno alcun lucro questi ragazzi che la sera si incontrano per progettare, per creare questa bellissima macchina scenica. E poi quest'anno ci sono anche altre novità per quanto concerne la festa di Santa Lucia. Sì, tante novità. Devo dire, il parroco della Chiesa Madre è sempre molto attento e molto lungimirante in merito all'organizzazione di molte manifestazioni collegate. Non si sente proprio. Sì, sì. Un attimo, scusate, cambia il microfono. Sì, allora, dicevamo, tante novità quest'anno per questa festa di Santa Lucia. Sì, tante novità, grazie anche all'impegno del parroco della Chiesa Madre, che sta lavorando e ha lavorato in quest'anno giubilare, perché dovete sapere che la Chiesa Madre... Ci siamo, abbiamo problemi con questo microfono? Ok, ci siamo? Sì, sì. Ringraziamo la regia che nel frattempo lavora. Dicevo, grazie all'impegno del parroco della Chiesa Madre, che quest'anno ha mandato richiesta alla sua santità il Papa Francesco per indire l'anno giubilare della Chiesa Madre in occasione dei 350 anni. Per lo stesso motivo abbiamo quest'anno il pellegrinaggio delle comunità di Tre Mestieri di Gravina di Catania, paesi colpiti dall'eruzione del 1669, che vengono a fare il pellegrinaggio, l'offerta della cera il 12 pomeriggio a Santa Lucia. Va bene, a questo punto grazie al primo cittadino, al vice primo cittadino, per essere stati qui con noi ai nostri microfoni. E buono spettacolo. E adesso infatti ci godiamo quella che è la spaccata dei carri. Grazie a voi. Grazie a voi. È la finestra che popola l'aridità del terreno. È la finestra che nasce nel deserto dell'anima, affranto dal dolore. È la finestra. È il picco di grano. È la vita. La croce, strumento di sofferenza e di morte, è l'esperienza di Cristo, di tanti fratelli e nostra. È l'occasione per far rifiorire la risurrezione sul male degli uomini. La croce è la storia del picco di grano che ci apre alla speranza. È la storia di Lucia, dal martirio alla gloria. Che avvolsero l'inventore, lo deposero il sepolcro, scavato nella roccia. Poi fecero rotolare il naso contro l'entrata del sepolcro. Un naso posto davanti al sepolcro. Un masso contro il Signore della vita. Un picco di grano nell'oscurità della notte. Un picco di grano per far germogliare la vita. Un masso è rotolato sul malfatto, sulle sue case, sulle chiese, sui luoghi di lavoro, sui cuori e sulla vita di una fiorente comunità. Un sepolcro, un masso
Con esso è finito tutto, la vita, la fede, la speranza, il futuro di un popolo. Un chicco di grano che muore nella terra, un chicco che germoglia vita nuova. Ai nostri padri, Cristo ha affidato il compito di far rinverdire la croce per far esplodere la primavera della risurrezione. A loro ha affidato il compito di ricostruire non solo le case, ma le coscienze e il tessuto sociale del popolo. Che diventerà sfida dorata, è la nostra storia. È Gesù il chicco di grano. È il cuore dall'atto della croce, suo martirio e sua gloria, nel segno dell'amore estremo. È Lucia il chicco di grano. Il suo martirio è luce e speranza per questa città di Belfast. Sono stati i nostri altri. Questa parola ha dato senso e a loro vita. Ha dato loro la forza di rialzarsi, per ricominciare a costruire, pietra su pietra. Amore e ancora amore per i figli e per le generazioni future. Siamo noi tutti devoti della madre Lucia a quel tipo di grano. Noi che come l'Arata Felice non abbiamo perso la speranza e siamo ridotti vita nuova. Gesù disse a Simone: prendi il lago e getta le reti. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fece così e presero una quantità enorme di pesci. Lo stesso è avvenuto nella vita di Lucia e nella storia del nostro popolo. Prendi il largo e gitta le reti. Sii forte e coraggioso. Non temere, perché il tuo Dio non ti abbandonerà. Quando dovrai attraversare l'acqua, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi ti sorreggeranno. Quando camminerai nel fuoco, tu sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà.
fini cristiani annunciarono il Kerygma, credettero e testimoniarono Gesù morto e risorto. Questo annuncio ricorge ancora nella nostra storia. Uomini di Malpasso, di Perugia e di Belpasso, il picco di grano e risorto e sarà sempre con voi. Vivevano come fratelli, curavano i malati e aiutavano i bisognosi. Vendevano i loro beni e dividevano il ricavato secondo le necessità di ciascuno. La storia del picco di grano che si dona al prossimo la possiamo leggere anche nella vita di tanti del fratello. E anche grazie a loro il raccolto è stato accolto. Dopo una troppo cupa, voluto dalla baronessa Margherita, destinato ad accogliere le fanciulle orfane, ad istruirle moralmente e intellettualmente, avviandole alla pratica dei lavori domestici. La Fondazione Marie, voluta dalla signora Marianna, che destinò la sua casa e il suo cospicuo patrimonio per accogliere, educare e istruire i ragazzi. L'asilo Giovanna Romeo Sava, che il figlio ingegnere Antonino ha voluto, progettato e fatto costruire per onorare il ricordo della madre. La casa di ospitalità cardinale di Giuseppe, per curare e sostenere gli anziani in un ambiente familiare sereno. L'istituto Sant'Angelo Merici, voluto dalla passione di Don Giuseppe Caruso, inesauribile maestro dei giovani e il nostro primo padre. Dalla croce di Cristo è nato quel pasto, dal picco di grano è nato quel pasto, riemergeva la speranza, la volontà di ricostruire il paese, di ricominciare da capo, di guardare avanti con fiducia. Meglio decidere subito, il nuovo paese si doveva chiamare quel pasto e la santa parola doveva essere Santa Lucia. Le case e le chiese, le strade dritte, le rette e le traverse e i raccolti continui. I campanili che scrivono sulle case testimoniano il grande cuore spirituale del bel passeggio. Il massiccio campanile della matrice testimonia della fortezza di Lucia, nostra patrona. Thank you.
nel 1669 buona parte dei segni della religiosità popolare furono coperti sotto uno spesso strato di lava. Così avvenne anche a Montenegro, dove il prezioso simulacro della Vergine Maria scomparve sotto il fuoco. Ma la speranza non poteva essere sopportata e dopo 35 anni dalla terribile eruzione, i cercatori ritrovarono il pregevole simulacro della Madonna delle Grazie. Sì, siamo in diretta qua per la festa di Santa Lucia, i carri di Santa Lucia. Il primo carro che stiamo osservando in questo momento è il carro di Sant'Antonio, del quartiere Sant'Antonio Abate. Quindi l'anno scorso la tematica unica dei carri di Santa Lucia è stata l'eruzione del 1669, quella tremenda eruzione che distrusse i paesi di Nicolosi, Montpellieri, Malpasso, arrivò al Mister Bianco, arrivò nei pressi del Castello Ursino a Catania, spostando la lava di circa 800 metri. Quest'anno la tematica di questo carro è la speranza, il continuo, la speranza appunto della risurrezione, quindi dalla distruzione alla speranza di ricostruire ogni giorno. Nelle scene possiamo vedere questo, possiamo vedere la Madonna dei Montpilieri ritrovata, che dà speranza di una risurrezione appunto. Da questa parola si sono lasciati ispirare tanti uomini e donne, santi sacerdoti, nobili dal cuore. Spazio social, salutiamo Lucia Pedroi, Giuliana Garotto, Lucia Statella e Giuliana Garotto. Giuliana ci saluta da Carlentini, anche Carlentini una città legata a Santa Lucia. Le città legate a Santa Lucia in Sicilia sono tante. Carlentini, Siracusa. Per questi vogliamo ricordare Monsignor Francesco Mio. Nella sua lunga vita è stato esempio di parola di Dio incarnato e ha servito la comunità diocesana e del pastese. Pastore colto e umile, ha fatto della sua vita un continuo dono d'amore per quanto ha avuto l'azione di incontrarlo. Per noi di Sant'Antonio è stato il maestro illuminato, il padre buono, che per oltre 40 anni ci ha guidati alla segreta di Cristo, della Madonna delle Grazie e dei Santi. Ci ha formati all'altare della parola e dell'Eucaristia. Ci ha fatto comprendere il valore dei segni e il modo evangelico di vivere la pietà popolare. Per questo motivo, sinceramente grati, eleviamo a Dio il nostro grazie con la certezza che i frutti del suo zelo pastorale vivranno ancora dentro di noi. Thank you.
Salutiamo Cristian da Palermo. Saluti a Santo Borzile alla Germania. Sì, questo servizio che facciamo, e vi ringraziamo dei grazie e dei messaggi che ci avete da tanti, ci avete mandato, lo è dedicato a voi, alla gente che per un motivo o per un altro è fuori, per lavoro, oppure che questa sera di freddo sta a casa perché magari è malata. Salutiamo Tony Bonaventura, grazie ragazzi per questo servizio che offrite alla nostra città di Barsasso. Grazie a te Tony che ci stai seguendo, un saluto a Tony, al presidente diocesano dell'Azione Cattolica Diocesana di Catania, va a tutta l'Azione Cattolica di Catania che a bel passo, ma anche in tutta la diocesi, si stringe alla Santa Lucia. L'abbraccio d'amore di Santa Lucia unisce le nostre chiese, le nostre case, la nostra vita, la nostra storia di credenti. La sua presenza, assieme a quella della Vergine Maria, si è concretizzata anche attraverso l'arte. Ne è un miraggio delegato del padre d'altare della chiesa dell'ex convento, che ci fa contemplare la Madonna con Gesù Bambino in gloria, con un coro di angeli, gli eletti, e tra questi Santa Lucia, che riceve la palma del martirio. Cristo risorge dal cratere apertosi dalla bomba nucleare. Risorge dai crateri che nel 1669 hanno squarciato la vita di migliaia di persone. Una croce esplosione, un vortice di violenza e di energia. Continui e fortissimi terremoti, boati e assordanti. Udivi diversi, pietre volanti, terra di fuoco, tempesta formata da nuvole e freddo. La lava larga 3 miglia e alta 20 panni, fuoco, fumo e cenere. Ragazzi, potete essere un po'.
Questa magnifica opera è la sintesi del nostro caso. Gesù risorto è la via, la verità e la vita. È la luce del mondo, è il pane della vita, è il pastore buono, è l'alfa e l'omega. Noi crediamo che Cristo, ancora oggi, è nella storia del mondo, così come lo è stato nel cammino dei nostri padri, da Malpasso a Belpasso. Egli è vivo e reale. Non pensate più alle cose passate. Ecco, faccio una cosa nuova. La croce disseccata rinverdisce e il picco di grano risorge. Il tempo è vicino e le campane suonano a festa. L'organo intona le musiche e i canti della gioia. I fiori freschi e profumanti adornano la stalla. La chiesa risuona di nuove note. Vi echeggia un concerto interiore. E la festa. La festa del picco di grano. La nostra festa. La festa della gloriosa Martire Lucia. Cittadini! Viva Santa Lucia! Cittadini! Viva Santa Lucia! Cittadini! Siamo nuovamente in diretta, abbiamo visto l'apoteosi del quartiere Sant'Antonio Abate.
Ora siamo con il presidente del quartiere Matrice, il prossimo carro che stasera si apre. Ci racconta l'esperienza, l'emozione quando avete portato il vostro carro qui, proprio sotto la Chiesa Madre, l'emozione di oggi pomeriggio. L'emozione di ieri notte, l'emozione di stanotte, sono indescrivibili, emozioni che viviamo ogni anno da tantissimi anni, io personalmente da 38 anni. L'adrenalina è al massimo, ma vi posso garantire che dietro c'è un grandissimo spirito di fede, altrimenti non si farebbe questo sacrificio. Ora ci apprestiamo ad aprire il vostro carro di quartiere. Qual è la tematica che quest'anno avete realizzato? Ogni cognizione è mossa prima da un sentimento, una frase di Leonardo da Vinci. Ogni ricerca del sapere, ogni sete di sapere parte prima da un forte sentimento. Se manca quello, manca anche la ricerca del sapere. Nel nostro caso la ricerca del sapere, l'ingegnarsi dietro una macchina scenica è il momento della fede, della devozione alla nostra Santa Lucia, nel mantenere viva una tradizione che ci hanno tramandato i nostri padri. Sì, queste macchine sceniche, quest'estate la Fondazione ha fatto un convegno proprio sullegate alle macchine sceniche di Leonardo da Vinci. Quest'anno come quartiere avete approfondito questa tematica? Abbiamo approfondito proprio questa tematica di Leonardo da Vinci. Abbiamo utilizzato la sua metodologia di lavoro, di progettazione e cerchiamo di far capire alla gente la similitudine tra le nostre macchine povere e le macchine di Leonardo da Vinci. Alla fine, come dicevo poco fa, la ricerca, quella ricerca di sapere è mossa sempre da un sentimento, quel sentimento che in noi si chiama fede. Grazie mille, lo lasciamo andare perché i suoi carissi lo aspettano. Grazie. Grazie a lei. Sì, allora siamo con Mario Di Mauro. Ciao Mario Di Mauro, tu sei un conoscitore della festa di Santa Lucia, no? Sei tra l'altro anche devoto. Sì, tra l'altro salve a tutti, intanto buonasera. Sì, sono... ho 32 anni, ma diciamo... Mettiamoci più a favore di telecamera, così ci vedono quando siamo belli. Diciamo, ho 32 anni, ma buona parte della mia vita l'ho passata nel comitato, ecco, nell'organizzare la festa di Santa Lucia. E quindi parlami di emozioni, le emozioni che ti riesce a trasmettere questa festa e poi i ricordi da piccolo di questa festa. Beh, le emozioni sono tante, già stasera quando gli elementi del centro urbano, le nostre piazze diventano come dire, palcoscenico con queste macchine sceniche che i ragazzi, i giovani cantanti dei quartieri portano in piazza, ecco, le emozioni sono veramente tante, i brividi nel vedere la ragazza che rappresenta Santa Lucia all'apice del carro. E poi dico, essendo un bel passese molto patriottico, appena si avvicina già il mese di ottobre e già l'odore delle prime stufe accese, l'odore dei frantoi che abbiamo all'interno del paese, quindi si sente quell'odore acre nell'aria, richiama la festa, no? E quindi già le prime emozioni sono queste. E poi tutti appartengono a dei quartieri. Tu a che quartiere appartieni? Io appartengo al quartiere Matrice, anche se abito ora da sposato al quartiere Sant'Antonio. E quindi sei stato parte attiva nella realizzazione dei carri? No, dei carri no. Come dicevo, mi occupo di organizzare la festa sulla gestione, ecco, tutto ciò che comporta, le luminarie, le bande, i classici comitati che si occupano di organizzare la festa patronale. E poi come vedi questa festa a livello anche di affluenza? Perché sappiamo comunque che questo è un periodo naturalmente freddo, molto freddo, dicembre, e quindi le persone preferiscono alle volte anche stare a casa. Però c'è il patrocinio di Santa Lucia che si svolge ad agosto, che c'è veramente tanta affluenza e di anno in anno va sempre più ad aumentare. Sì, dico, la cosa particolare è che differenzia
Santa Lucia con le altre feste, che negli anni ha sempre rispettato il suo giorno, cioè la festa ricade sempre il 13 dicembre e quindi la vigilia o il giorno dopo. Sì, è vero che c'è freddo, ma per noi belpassesi la festa deve essere questa, proprio il freddo che scalfisce le facce. Da questo punto, evviva Santa Lucia! Viva Santa Lucia! Grazie a Mario Di Mauro. Del nostro paese in questo anno giubilare e in questo anno conclusivo delle celebrazioni memoriali del 350° anniversario della terribile eruzione del 1669 che distrutte Malpasso, come abbiamo già detto tantissime volte, come sappiamo, e in quella occasione i nostri padri non dimenticarono di salvare dal fuoco dell'Etna l'immagine, il simulacro e le reliquie di Santa Lucia, li trasportarono, li conservarono con fede e con cura in luoghi sicuri, compagni di viaggio nella loro odissea e nel loro calvario. E i giovani cantanti del quartiere Matrice sono qui, come ogni anno, a rinnovare un atto di fede, a rinnovare una promessa, a rinnovare con la loro preghiera, con la loro preghiera laica espressa attraverso i meccanismi di questo carro che a lei dedichiamo e a lei presentiamo. Cittadini, viva Santa Lucia! Credeva mai, oh Signore, che la oscura mia voce dovesse sollevarsi a così nobile ufficio. E nel silenzio, a me caro, sarebbe pur rimasta se l'obbedire a chi tale opera mi richiese, se non fosse stato argomento piuttosto di ossequio che di arroganza. E se parlare oggi in questo luogo non m'avesse dato occasione di mostrarmi pubblicamente, e senza sospetto d'ambizione, devoto alla città che per antico affetto elessi a mia patria. Lungamente pertanto cercai un soggetto, e fra i tanti che agitai nell'animo, il più solenne da richiamare all'attenzione vostra, all'intelletto vostro, parvemi quello di Leonardo da Vinci, che il suo ingegno e i suoi studi rivolse all'arte, alla geometria, all'ottica, all'anatomia, alla meccanica, all'alchimia, dandone i fondamenti di grandezza alla quale fino allora nessuno era giunto. Il nome di Leonardo, eternamente glorioso nella fama delle sue opere,
non ha bisogno dei nostri eroi. Ma non è inutile che in questa generazione, sì poco rispettosa verso la grandezza dei passati, si moltiplichino gli esempi di gratitudine a quelli nelle cui opere riposa la gloria che ancora a noi è invidiata. La qual gloria sta in voi, giovani artisti, che cominciate a gustare i premi della virtù. Piaccia a voi l'operare, e l'esempio di Leonardo non vi farà incerti della via da tenere per conseguire la vera, durevole perfezione. Leonardo realizzò la ricerca scientifica basata sull'esperienza diretta, sull'indagine e sullo studio dei fenomeni naturali. In questi, infatti, il genio toscano vedeva non soltanto l'origine e la ragione di ogni cosa esistente, ma anche la strada per creare qualcosa di nuovo. Non a caso, tutte le sue invenzioni, anche quelle tecniche e meccaniche, partirono dalla semplice osservazione dei fenomeni naturali, tra cui il volo degli uccelli, il corso dell'acqua e così per gli altri sistemi. Ecco alcune delle sue macchine. La vite aerea, considerata l'antenato dell'elicottero moderno, appare in un disegno del 1480, riportato nel Codice Atlantico. L'ala battente, studiata da Leonardo a partire dalle osservazioni sugli uccelli, per dare una dimostrazione pratica della possibilità delle ali di sostenere i pesi. Le turbine, per sfruttare il flusso delle acque ed usarle, ad esempio, nei mulini. La gru, studiata per sollevare notevoli corpi pesanti e rendere più agevole le grandi costruzioni rinascimentali. A Milano, Leonardo rappresenta la festa del paradiso. Era l'anno 1490 e Ludovico il Moro gli commissiona uno spettacolo, quello che poi fu ricordato come la festa del paradiso. L'occasione era proprio quella dei festeggiamenti in onore del matrimonio tra Gian Galeazzo Maria Sforza e Isabella d'Aragona. Si trattò di uno spettacolo che, tra l'altro, metteva in scena fanciulli travestiti da angeli e pianeti che ruotavano attorno a Giove. Leonardo, genio della pittura e della meccanica, creò effetti stupefacenti che non mancarono certo di impressionare gli invitati e quanti ebbero la fortuna di assistere. Allorché, grazie a un congegno a forma di mezza sfera, costruito con cerchi di ferro, e grazie a tutta una serie di lampade sospese, era stata riprodotta l'immagine del cielo in rotazione.
Chi tra di noi, ascoltando questa descrizione, non rivolge un accostamento, un pensiero parallelo ai nostri carri, ai carri di Santa Lucia, a queste sontuose macchine sceniche inventate appunto da Leonardo e che i mastri di Belpasso da più di 100 anni realizzano in onore della Santa Patrona, in un impeto di gioia, di fede, di comunità fraterna, laica e cristiana insieme. Pertanto, in quest'anno cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, il quartiere Matrice ha voluto dedicare le scene d'apertura del carro al ricordo di un tale genio che è il prototipo dell'uomo rinascimentale, di quell'età magnifica giunta fino a noi. L'età rinascimentale è pervasa da una religiosità naturale. Dio è nella natura che l'uomo vuole dominare ricorrendo al sapere. Questo spiega l'ansia di perfezione nell'immagine della natura che ha Leonardo. Leonardo vuole trovare Dio e conoscerlo nella perfezione della natura e dell'arte che la imita meravigliosamente. Leonardo è affascinato dall'acqua e dall'aria, gli elementi mobilissimi e vitali da cui egli cerca di carpire il segreto vitale. Per lo stesso motivo è affascinato dal perfetto meccanismo del corpo umano che studia, disseziona e disegna per scoprirne gli ingranaggi vitali. L'uomo vitruviano è il simbolo di questa perfetta proporzione del corpo maschile, ma rappresenta anche la solitudine dell'uomo nel cerchio del cosmo, a cui aspira con tutto il suo corpo, quasi volendone toccare gli estremi infiniti confini. L'uomo naturalisticamente finito, che aspira al possesso dell'infinito, l'uomo che vuole quasi farsi Dio. Questo è il dramma di Leonardo. L'uomo ha sempre desiderato di volare, da Icaro ad Angelo d'Arrigo, passando per Leonardo fino a Chagall. Questo desiderio di interminati spazi e sovrumani silenzi ha condotto l'uomo verso le stelle. L'uomo, questo piccolo microcosmo che cerca il macrocosmo, il grande universo inesplorato dove, dopo Leonardo, un altro uomo, il divino uomo, Galileo, cercò le impronte del Creatore. Thank you.
Grazie.
Nessuno meglio di voi artisti, geniali costruttori di bellezza, può intuire qualcosa del pathos con cui Dio, all'alba della creazione, guardò all'opera delle sue mani. Una vibrazione di quel sentimento si è infinite volte riflessa negli sguardi con cui voi, come gli artisti di un tempo, avvinti dallo stupore per il potere arcano dei suoni e delle parole, dei colori e delle forme, avete ammirato l'opera del vostro estro, avvertendovi quasi l'eco di quel mistero della creazione a cui Dio, solo creatore di tutte le cose, ha voluto in qualche modo associarvi. Sono le parole di Giovanni Paolo II nell'anno santo 2000 per il Giubileo degli Artisti. Parole che incidono profondamente nell'animo nostro, nel dare vita ogni anno a questa nostra arte popolare, l'arte dei carri di Santa Lucia, dove la fantasia del mastro ideatore, che solo conosce il meccanismo segreto del carro, attinge a piene mani, arrivando alle fonti della storia, della leggenda, riecheggiando modelli sacri e temporali, concisi e sapienti. E la nostra storia, la storia della nostra comunità, è intimamente legata alla vicenda umana e cristiana di Lucia, la nostra santa patrona. Anche quest'anno abbiamo accolto e venerato le sue sante reliquie esposte negli altari delle nostre chiese. Le sue sante reliquie, il bene più prezioso di quel passo che i nostri padri non dimenticarono di salvare dalla grande ruina del 1669, da noi ricordata durante quest'anno. L'altare che ci ricorda la mensa eucaristica alla quale Santa Lucia si è nutrita del pane della vita eterna, quel pane eucaristico, vero corpo e sangue del Signore che Gesù ci ha lasciato viatico per la vita eterna nell'ultima cena, la notte del Giovedì Santo. Aspetta, no, non c'è andare ora.
Dall'Eucaristia Lucia ha tratto quella forza per affrontare il martirio, per essere consegnata all'eternità. Per questo è giunta fino a noi la sua testimonianza, la sua santità. A lei eleviamo la nostra preghiera, espressa attraverso la costruzione del carro. A lei guardarono i nostri padri, a lei guardiamo oggi, dedicando questo carro e questa festa. A lei che risplende tra le più luminose costellazioni del paradiso, avvolta nel suo mistero di luce e beatitudine, nella candida rosa dei santi, dove tutti ci ritroveremo nell'abbraccio dell'immenso amore di Dio. Cittadini, viva Santa Lucia! Cittadini, viva Santa Lucia! Cittadini, viva Santa Lucia! Thank you.
Thank you.
di colui che tutto muove, che l'universo penetra e risplende per una parte più e meno altrove. E la luce di Santa Lucia, i giovani cantanti del quartiere Matrice, in questo spettacolo di fede, artisti incantati per Santa Lucia, hanno espresso ancora una volta il loro amore, la loro devozione, il loro attaccamento alle nostre tradizioni, al nostro divenire, al nostro essere popolo di quel passo. E in questa serata di antivicinia, serata di apertura della festa di Santa Lucia di quest'anno, ha voluto esprimere con tanta gioia, con tanto amore verso colei che dai cieli guida i nostri passi, guida la storia di questo meraviglioso popolo così intimamente legato alla sua santa passione. Sono stati serate, nottate intense di duro lavoro, ma siamo qui ogni anno a testimoniare qui nella nostra piazza, nella piazza del Duomo, cuore spirituale e laico della nostra città, questa devozione a Santa Lucia. È la prima serata, domani sera sarà la volta dei quartieri Borrello, Purgatorio e San Rocco. Calice e lama, sorregge l'eletta, adorna d'opere di artisti incantati. Questi artisti incantati da Lucia, da questa giovane donna che agli albori del cristianesimo non rifiutò il suo martirio per il Vangelo di Cristo, e la sua luce giunge ed è giunta fino a noi. Un plauso ai giovani cantanti del quartiere Matrice. Cittadini, viva Santa Lucia! Cittadini, viva Santa Lucia! Cittadini, viva Santa Lucia! Amen! Alleluia! Sì, Alessandro, siamo qui al freddo, ma abbiamo assistito a quello che è questo grandioso spettacolo, che sono i carri di Santa Lucia, che sono la spaccata dei carri di Santa Lucia, con l'ultimo carro che si è spaccato dinanzi a noi, e noi ce l'abbiamo dinanzi, questa meraviglia che è l'ultima cena. Sì, il freddo veramente pazzesco stasera. Siamo qua dinanzi al carro del quartiere Matrice, l'apoteosi del quartiere Matrice. Uno spettacolo quello dei carri di Santa Lucia. Ora sentiamo le campane e il campanone di Santa Lucia, che
la notte, domani notte anche suonerà, la notte tra il 12 e il 13, la notte di Santa Lucia, che riscalderà i cuori e le anime dei cittadini di Belpasso. E noi saremo qui anche domani a raccontare degli altri carri che domani apriranno. Appunto, domani apriranno, caro Orazio, i carri del quartiere Borello Purgatorio. E il Borello Purgatorio. Eh sì, ne manca il uno. Freddo, siamo... ai, Alessandro, ne manca uno. Io non ti aiuto. Purgatorio, Borello, il freddo, stiamo congelando il cervello. Vi lo chiamo. Quali sono i quartieri di Belpasso? Borello, Purgatorio, Sant'Antonio, Chiesa Madre. Chiesa Madre è matrice. È matrice. E c'è uno, c'è sta il mancato. Aiutami, ragazzo, stasera. E quindi lo scopriremo domani. Lo scopriremo domani. Che tra l'altro c'è pure... Allora, ti do un indizio. Era il protettore degli appestati... San Rocco, perfetto. San Rocco. Il freddo ci sta facendo congelare stasera tutte sì, e due. Sì, ci mancherebbe, Alessandro, ci mancherebbe, ma è il bello della diretta, come oserei dire. Anche sì, perché ci sono temperature improponibili in questo momento, però dai... Alla fine sì, siamo ci siamo riscaldati con queste magnificenze che veramente ne vale la pena di venire a Belpasso a vedere la spaccata dei carri di Santa Lucia, ad assistere a quella che è la festa di Santa Lucia, che è una festa veramente sentitissima dai cittadini belpassesi. Sì, è un patrimonio anche culturale importante che la città di Belpasso con la sua amministrazione sta provando ad esportare in tutto il mondo essenzialmente. Eh sì, Alessandro, c'hai ragione, ma noi diamo appuntamento a questo punto a domani, perché domani appunto ci sono le altre spaccate dei carri, noi saremo sempre qui in diretta, domani tra l'altro ci sarà pure la processione di Santa Lucia con la cantata. Sì, ci sarà prima della partita dei carri, ci sarà la processione dell'offerta della cera, dove parteciperà tutta la comunità di Belpasso, tutte le varie associazioni laicali presenti nel territorio, le varie associazioni che fanno del bene al Belpasso. Molto spesso raccontiamo che il bene non fa notizie, ecco, noi daremo spazio anche a questo, al bello che ogni comunità, che Belpasso ha, che le nostre comunità hanno. E quindi dopo l'offerta della cera ci saranno i giovani cantanti che racconteranno, canteranno gli inni in onore a Santa Lucia, e poi ci saranno i quartieri che apriranno domani sera. Alessandro, a questo punto dobbiamo ringraziare tutti coloro che si sono messi in contatto con noi, che ci hanno visto la nostra diretta sul nostro canale MCTV. Ricordiamo che potete seguire MCTV sia sulla nostra pagina Facebook, abbiamo anche un canale YouTube, ma c'è anche il nostro sito, che è www.mctv.it. Quindi... Ringraziamo anche la regia, le persone che dietro le quinte ci danno una mano. Certamente, quindi c'è Orazio, c'è Giuseppe, detto anche Pippo, Rosi e il nostro anche altro cameraman, il secondo cameraman, che è Enzo. Enzo tra l'altro è belpassese, quindi hanno acceso pure le luci. Sì. Noi siamo qui sul sagrato della chiesa dell'Immacolata. Il posto Chiesa più alto di questa sera. Sì, il posto più alto, ne voglio parlare. Il posto più freddo. Comunque, grazie a tutti voi. Adesso vi lasciamo con quelle che sono le immagini di questo ultimo carro e quindi di quella che è l'apoteosi di Santa Lucia per il caro dei... Chiesa Matrice. Della Chiesa Matrice. Era preparato stavolta, Alessandro. Grazie ancora.
c'è un tumore, c'è un tumore.